Iniziamo a parlare perché ho fatto andiamo due parole più Angelo.
Buonasera a tutti! E buon pomeriggio, buonasera! Dal pubblico pacante! Ciao a tutti, buon pomeriggio, benvenuti alla prima puntata ufficiale di Amato Live Show! Veramente doveva essere la puntata 00 come farina, perché avevamo avuto qualche problema tecnico, infatti siamo un po' in ritardo, ci sentiamo di nuovo. Però questa è la puntata numero 1, iniziamo con una canzone per un numero di ghiaccio, dai! Lucio Battisti. No, non sarà da casa un'avventura. Non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che a mattino se ne va. Oh no, 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 no. No, non sarà un'avventura. Quest'amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, e fino a quando gli occhi miei avrà luce per guardare gli occhi tuoi. No, tutti! Innamorato e sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, è quel che sarà, domani e sempre vivrà, sempre vivrà. Sempre vivrà, sempre vivrà, no, non sarà un'avventura. Per noi applauso sarà, pubblico. Però per noi sarà un'avventura, perché per noi è un'avventura, perché almeno io sono abituato a stare in pubblico, però davanti alla radio non ho fatto mai radio, quindi... E questa non è né radio, né televisione, nemmeno siamo in privata. E nemmeno teatro. Benvenuti, allora, la prima puntata ufficiale di Amato Live Show. Qualcuno di voi ci avrà visto anche nella puntata zero che abbiamo fatto 2 settimane fa. E questa puntata è stata spostata di una settimana e lì facciamo qualche secondo di silenzio. E si ferma la trasmissione per 2 secondi perché è giusto ricordare il nostro amico Angelo. Angelo che ci ha Ciao, lasciato Angelo. Una settimana fa. Ciao Angelo. Ciao Angelo. Dai, andiamo con la trasmissione, dai. Purtroppo la vita continua anche lo spettacolo. Iniziamo, allora, potete interagire con noi in diversi modi. Quello più ufficiale, più bello forse, è quello di interagire direttamente su questa diretta. Quindi chattate, potete farlo, noi vediamo quello che voi scrivete, anche con un po' di ritardo, perché noi nel frattempo che noi stiamo dicendo questa cosa, voi la sentirete tra qualche secondo, tra qualche minuto. Quindi ecco qui siamo la chat. Attrezzati con la chat di Facebook. Se voi scrivete un commento, noi dovremmo vederlo. Eccolo qui, ci San sono... Martano, ciao. Chi è San Martano? Elisabetta ci augura buon pomeriggio e anche lo stesso Anzi, Giovanni. Un consiglio, vi consiglio di condividere la nostra diretta, così i vostri amici potranno anche vederci. Condividete il video. Un'altra cosa molto importante, la regia inquadri solo a me. Dovete fare una cosa molto bella, molto carina. Praticamente ho pensato io, la scorsa puntata, la puntata numero 0, quelle persone che erano sedute sul divano col cellulare che stavano scorrendo la nostra diretta, erano su Facebook e ci hanno visto queste 3 belle facce, nel senso che erano in diretta. Io mi sono messo nei loro panni e ho visto che era molto scomoda come cosa, che loro su uno schermo piccolo, anche adesso i cellulari le fanno grandi di display, però sono sempre piccoli. Quindi per tutti quelli che hanno una smart TV o un dispositivo di streaming come la Chromecast o la palla più potabile, stick, sì. Palla più potabile. La Chromecast è un dispositivo di Google, la Fire TV Stick è di Amazon, comunque sono degli aggeggi che si collegano al televisore per diventare io direi che la Chromecast l'hai detto bene, quella la seconda la devi specificare meglio, perché hai detto ai marsalesi quasi sembrava stick, una palla Stick. Stick con la CK. Comunque voi avete però la diretta con noi. Ci dovrebbe essere un piccolo pallino in alto a destra nel nostro video con il pulsante trasmetti. È una televisione con delle onde.
Se voi cliccate quel pulsante e avete una TV smart con Facebook, potete scegliere tra Mare Venere e Neanro, giusto questo? Esatto. No, quindi... il danno è che adesso conviene perché c'è proprio la Barbara D'Urso, quindi meglio noi, diciamo. Che e poi se hanno Giove, no, da ieri, questo tempo, state per Inge. Quindi Dario, l'hai dato la spiegazione come vederci in TV, perché molti ci hanno visto in TV e ci hanno mandato le foto. A proposito, mandateci anche le foto, io vi do il numero di telefono, sì, e poi conclude Dario. 347 18 46 757, lo ripeto per l'ennesima volta, ma il numero di telefono mio lo sa pure il nuovo ministro Draghi. 347 18 46 757, 347 18 46 757. Va bene, Dario, concludi la tua... Sì, comunque il discorso era tutto per vederci in TV. Anzi, di vederci nel cellulare, nello schermo piccolo, vi mettete nel divano con tutta la famiglia e ci trasmettete nel televisore. Si vedono più i difetti in televisione, esatto. Però va bene. Valerio Amato, che è il nostro regista, dà la spiegazione al primo commento che è arrivato. Allora, come fa la chitarra di Peppe Amato, ci chiedono, ad arrivare in un secondo... Nella chitarra, nella postazione di Dario Amato. E tu, se fai un'inquadratura intera dei due, padre e figlio, eccolo qua dove sono. Siamo vicini, ma lontani. Siamo ma vicini. Vicini e lontani. E si spiega. Ed abbiamo dato la prima risposta. E queste risposte le daremo. Chi era questo? La chat si vede? Funziona? Non lo so, se c'è stato qualcuno. Ah, eccola. C'è stato qualcuno. Che chiedeva. Comunque, si chiama Gaspare Russo. L'abbiamo esaudito, si diceva esaurito. Esaurito. Eccolo qua. Gaspare Russo. Va bene, che ci chiedeva questo? L'abbiamo. Come va a finire? No, perché io ho dovuto la chitarra. Che si è spostato? Vale la mano. Ecco qua. Funziona, dai. Funziona. Sembrano distanti, ma sono vicini. Con mio fratello invece siamo a 2 chilometri, giusto? Sì, con noi siamo molto a distanza. La tecnologia cosa fa? E allora, ringraziamo Valerio Amato per la regia, che c'ha un grande affare per questa prima puntata. Io vi dico intanto, perché bisogna seguire la trasmissione tutta, perché abbiamo nel corso della trasmissione 2 ospiti importanti. Uno è il primo ministro, che Giuseppe Conte, fino a qualche... Vabbè, ancora capo di governo, finché ancora non c'è l'altro, ancora futuro, lui. Futuro forse ministro, futuro leader politico, futuro leader... Dov'è? Addirittura partono le dirette di altre trasmissioni televisive di amici concorrenti. Potente della medicina. E quindi Giuseppe Conte tra i nostri primi ospiti. Il secondo ospite è un ospite che non è andato mai nel locale ospite delle trasmissioni della Sicilia. O non ci è andato mai spesso. Adesso è un vice ministro ed è di Mazara del Vallo. Farà un collegamento direttamente da Tonnarella e il ministro Bonafede della giustizia, anche lui tuttora in carica, ma probabilmente tra qualche giorno sarà un ex primo ministro. E poi abbiamo la barzelletta della settimana, Chiara Putaggio, che ci fa un resoconto di quello che è successo politicamente nell'attualità della settimana. Per me TikTok. I video TikTok più belli che abbiamo scelto per questa settimana a cura di Alessandro Gagliano. Un collegamento da Berlino. Europa, da Berlino. Non anticipiamo tutto. Dico questa cosa molto importante. State con noi fino alla fine. Che non sappiamo quando finiamo, no? Perché non abbiamo... No, perché ci saranno dei premi. Questo l'abbiamo detto. Ah, questo lo possiamo già dire. Sì. Ci sono 2 pizze messe a disposizione da Amore a Prima Pizza di Mirko. Mirko Patti, via Nazionale? No. No, è su Strasatta. Strada stazione di Strasatta. Amore a Prima Pizza di Mirko Patti offre delle pizze ai vincitori dei giochi che faremo in questa puntata. E ne faremo 2 di giochi. Faremo 2 giochi. State con noi per vincere questi premi di oggi. E il primo gioco lo possiamo già mandare. Tanto noi facciamo vedere soltanto l'immagine e aspettiamo i vostri commenti. Ah, sì. Ok. Allora, aspetta un attimo, Valerio. Il primo gioco è i visi travisati. L'abbiamo intitolato, esatto, così. Non sappiamo nemmeno cosa significa la parola travisato. E non diamo per adesso nessun suggerimento. I visi scanciate. I viti. No, non scanciate. Vabbè, se scanciamo magari qualcuno. Travisato, pensa... trasferimento. Ah. Può darsi che non lo so. Speriamo che non ci sono professori di lettere, di italiano, che ci seguono. Comunque, le foto travisate. Valerio, ci fai mandare. Camuffate. Ma dobbiamo. So. Voglio chiedere al pubblico di Facebook come mi stanno i capelli. Questo taglio. No, e non deve partire militare, questa è una domanda. Vietnam, taglio Vietnam, signore. Dai, sì, taglio del fratello. Attenzione. Ecco,
Attenzione. Non diciamo nulla per ora, perché a fine puntata chi indovina chi sono questi tre personaggi? Sono tre e li devono indovinare tutti. Ciao Dario Zumbarello, ciao. Li devono indovinare tutti. Vi dico che non siamo noi comunque. No, non siamo noi, sono tre. E scrivetelo anche presto se volete, perché vincerà la pizza di Mirko Patti. Ovviamente chi lo scriverà prima su Facebook. Tutti e tre nomi esatti devono tutti essere. Tutti e tre vincerà nomi la pizza esatti di Mirko Patti. Quindi appunto, se qualcuno ne indovina qualcuno e non sa gli altri, aiuterà gli altri. La come possiamo vedere? Se qualcuno dice un nome e magari poi gli altri li sbaglia, però può favorire al secondo esatto rende. Quindi non dico, ma può anche, come è qui la parola c'entra, perfetto, può anche travisare, cioè può far travisare, nel senso dice io dico Pippo Baudo e poi magari in caso ne dicono, ne uno ciascuno la foto grande, e la pizza Valerio, la dividete in tre. Un nome solo? Hanno detto un nome solo? Hanno detto finora un nome solo e ci dicono qua i nostri amici collegati per la chat live. Vediamo la foto grande, mandiamo in onda la foto grande. E il nostro regista ci ha anticipato il primo vabbè, metti anche quella di prima, vediamo se puntata 0-0 questa, dai. Ok, eccola qua, eccola qui, eccola qua. Guardate un pochettino chi possono essere. Allora, il gioco è stato creato da Dario e io vi posso dire che ne ho indovinato due dopo 5 secondi e l'altro non l'ho indovinato mai, però se ci poteva arrivare. Quindi questo è un altro suggerimento che non diamo più per 5 minuti. Io direi di possiamo dire che sono transessuale? No, cioè lo possiamo dire che non lo sono, nel senso transessuale, nel senso che ma qua i professori di italiano allora la chiamano pizza, per scomunicarci. La pizza però la vince chi indovina tutti e tre i personaggi transessuale misteriosi. Significa che hanno cambiato sesso in un unico commento, esatto. Ad esempio io devo scrivere transessuale significa che hanno cambiato sesso, no? No. Transessuale non lo so. Comunque no, dovete scrivere. Già hanno espulso la Teo Sanio da Grande Fratello. Se qualcuno ci fa la denuncia, c'è niente di male. C'è spelle dalla città. Allora qui mi dicono dalla regia che scrivete tutti un nome solo. No, dovete scrivere tutti e tre i nomi dei tre personaggi misteriosi. Soltanto chi indovina tre personaggi vince la pizza. Va bene. Deve essere stato chiaro. Okay. Va bene, allora abbiamo un collegamento, il collegamento più importante. Adesso impareremo questo nome nuovo della politica, visto che ha avuto altri impegni finora, soprattutto in Europa. Stiamo parlando di Draghi. Draghi ieri si ha fatto gli ultimi incontri, era strano questo incontro che hanno fatto Grillo Draghi, sembrava tipo la zootecnia della politica. Il nome mostro. E da domani si andrà verso il percorso di questo nuovo governo, che forse mercoledì nascerà, se non martedì sera. Noi ce l'auguriamo come italiani, perché siamo senza governo, però tuttora il premier è Giuseppe Conte, che potrebbe diventare in questo nuovo governo anche un ministro dell'Italia, del governo Conte. Però siccome noi ce l'abbiamo collegato, perché queste domande non le facciamo direttamente a lui? Dario. Sì, abbiamo in onda il premier Conte. Di nuovo, dopo il successo della prima puntata, vediamo se è con noi. Pronto? Avvocato, ci sei? Avvocato Conte. Pronto, mi sentite? Pronto? Pronto, applauso Giuseppe Conte! Grazie per quello che ha fatto, dai. Grazie Conte. Buonasera a tutti, sono veramente contento e anche un po' onorato di far parte di questa bellissima famiglia. Grazie. Dove si trova per ora? Posso chiedere tu, Giuseppe, vero? Lei si chiama Giuseppe, quindi... Sì, mi chiamo Giuseppe, guardi, sono un pochettino, diciamo così, in avamposto, non posso dire esattamente dove, ma sono, insomma, seduto a riflettere sulla situazione. Ma ieri abbiamo visto un video che era in piazza Montecitorio con una bancarella, ma c'era qualcosa correlato, nel senso, c'è qualcuno che ha fatto pure un montaggio, vendeva qualcosa, non lo so. No, praticamente mi sono messo a vendere microfoni. Ah, sì. Ah, microfoni. E come mai microfoni, avvocato? Vendo i microfoni per dare voce a tutte quelle persone che non possono... Bravo, è un signore. È un signore, come diceva sono troppo triste Maria io, parlando per Conte. Di
Premier, io adesso posso votare. Oh, 20 anni, nel senso... Cioè, è le tue idee politiche. Sì, quindi non so, si metta, si dia da fare un partito politico, comunque, cioè, mentre c'è la salita per Dusino, è per lei. Quattro volte ci cogliamo, nel senso non sì, è sì, che... Sì, però sì, deve essere un po' chiaro nella sua... E allora, cosa ci può anticipare di questo nuovo governo Draghi? Cosa ci può dire e se ne farà parte, se ce lo può anticipare qua in diretta all'Amato Live Show? Ma guardi, la situazione non è per niente buona, nel senso che è un governo fatto, insomma, è molto raccogliticcio, raccoglie sia la destra che la sinistra, sembrerebbe quasi una pizza, la Draghi e Monti, quindi non lo vedo benissimo, non lo vedo benissimo. E lei ci farà parte? Io farò parte, ovviamente... Dalle 5 di mattina fino alle 22, perché poi scatterà il coprifuoco. Resteranno tutte allora queste ancora le... Il secondo me lo faranno ministro al DPCM, il nuovo ministero, ministero proprio al DPCM. Ma vero, ha scritto qualche DPCM ultimamente? Queste... Ma sembra qualcuno conservato ce l'ha, non si sa mai. Sì, assolutamente, non perdo mai l'abitudine di fare questi DPCM anche grazie all'apporto del Comitato Tecnico Scientifico, che di concerto abbiamo scritto qualche DPCM fuori dalla mia attività di governo attiva, come ad esempio lasciare aperte le edicole, tabaccherie, farmacie, farmacie, lavanderie, parrucchiere e barbieri. Tutte cose. I ricoveri ci sono? I ricoveri stanno diminuendo, i ricoveri negli ospedali, fortunatamente. No, parliamo di questi ricoveri. Ricovery Found. Ah, che era un gruppo musicale marsalese. Le conosce, no, penso che lei non le conosce, i Ricovery Found. Non ho avuto il piacere di ascoltarli, nemmeno di conoscerli. Lo stiamo confondendo, il ministro, i Found non li conosciamo. Lei, musica preferita, un cantante preferito, facciamo una canzone in diretta. Avvocato Giuseppe Conte. Ma guardi, io sono sempre per la vecchia scuola. E qua c'è un maestro della vecchia scuola. Mi piace molto la canzone del sole, infatti meglio sole che mal accompagnati, questo senza dubbio. Sì, c'è per lei, subito! Qualche piccolo decreto da annunciarci, visto che ci ha fatto capire che lei continua a scriverli, questi DPCM, ce lo può anticipare, così domani metteremo le notizie nel locale. Sì, assolutamente, innanzitutto vi ringrazio per il pensiero musicale, ma davvero molto molto bravi. Per quanto riguarda i prossimi DPCM mi sto attenendo un pochettino, visto che abbiamo mangiato un po' troppo in questi ultimi giorni. Stavo facendo un decreto proprio su come posizionare i cibi nei piatti, che ovviamente devono essere distanziati di 50 centimetri, piselli, lumache, fagiolina, fave, questi devono essere tutti distanziati e ovviamente non bisogna mangiarli dopo le 22. Ma si possono mischiare i prodotti rossi con quelli gialli e quelli arancioni o proprio sono distinti? No, quelli rossi, gialli e arancioni devono
essere distinti, altrimenti facciamo confusione e la gente non capisce nulla. Sì, ma già nel governo ci sono gialli, verdi e rossi, e penso che cioè, è un controsenso. Draghi mette tutto insieme e lei poi ancora distanzia i colori delle cose da mangiare. Comunque, allora, cosa deciderà? La faranno magari il ministro della salute e noi la salutiamo allora. Ti saluto allora, un bacione. Ciao Giuseppe Conte. Ciao a tutti. Ciao. Grazie Conte, vogliamo anche il nome del partito che nascerà probabilmente. Intanto Valerio, possiamo far vedere, qualcuno ha scritto alla chat, c'è Graziana, qualcuno ha scritto qualche nome che può essere giusto? Qualcuno ha indovinato? Ancora non ha indovinato nessuno. Va bene. Scrivete. O probabilmente, o allora, se magari qualcuno ha indovinato, o se qualcuno ha indovinato. Vogliamo vedere anche Valerio Amato. Valerio prossimamente ci sarà. Ci sarà. Ecco promessa. Qua le foto, sono tre personaggi. Allora, aspetta, vedo qui un Giuseppe Gr che scrive Ramazzotti, Hunziker e Aniston. Aniston. Vediamo la conferma. Non diciamo. Se tra queste ci sono qualcuno giusto, qualcuno no. No, non si può salire, vero? Scrivete qualcuno adesso. No, c'è alla chat, c'è la nostra Graziana che ci aiuterà se in caso mai qualcuno dovesse indovinarle tutti e tre. Vai, Amato Live Show con Peppe Amato. Per fare la vita meno amara, me so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, mi sento cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, mi sento frasta serenata, ma solamente a far maniera, per farmi un sogno a prima sera, tanto per cantare, perché mi sento pizzico nel cuore, e tanto per sognare, perché nel petto me ce nasca un fiore, il fiore di lilla che mi riporta verso il primo amore, e sospirava le canzoni mie, e mi ringoglioniva te bugie. Zazza! Come si chiama questa canzone? Tanto per cantare. Tanto per cantare. Questo è lo stile del programma. Allegra del repertorio italiano. E allora, visto che già un sondaggio è partito, che poi un sondaggio è un gioco, è quello del visto previsto. I cristiani mangiano. Pizza di Mirko, amore a prima pizza, ricordiamo. C'è un'altra pizza a disposizione. E questa lo daremo per il prossimo gioco. Però nel frattempo voi potete continuare a chattare con noi. Per farci sapere delle informazioni, così magari passiamo la serata scherzando e ridendo. E qui, oltre a scrivere ovviamente su Messenger, sulla diretta di Facebook, potete farlo anche tramite WhatsApp. Così magari date modo di in tempo reale che mi arrivino e le leggiamo. Perché lanciamo un sondaggio, visto che ci sono ragazzi, ma che sono fidanzati anche, che potrebbe essere giovane, ma ci sono persone che sono mature, anziane, che ci possono raccontare come è stato il primo incontro con i suoceri. Vale per le ragazze e vale per gli uomini. Soprattutto con la suocera. Soprattutto con la suocera. Però avete spazio di dire, perché dovete dire se è stato traumatico, potete dire se è stato bello, com'è il vostro rapporto, se continuate a chiamarlo con i vostri nomi, qualcuno li chiama, come li chiama addirittura qualcuno, Dario? I suoceri? No, non li chiamano i suoceri, perché no, me... no, come li chiamano i suoceri a volte? I genitori della mia ragazza o i genitori del mio ragazzo? No, quando li devono chiamare non vogliono chiamarli per nome, nemmeno papà o mamma, come li chiamano? Senta, mi scusi. No, io c'è qua a sala. Oh. Tipo cercano il momento per vederli negli occhi. Non so se vi è capitato mai, qualcuno me l'ha detto. Regia, la chat, per favore, vediamo qualcuno che scrive. Vediamo se arriveranno più tardi. Quindi, ciao Simone, ciao. Ciao Simone, Federico, ciao Giuseppe, Ammirella. Federico Fascio Style, scusate. Federico Fascio Style? Ella Maggio scrive pure, Biagio Scavone. Sì.
Va bene, e quindi aspettiamo qui anche in chat quasi. Il primo incontro con i vostri. Com'è stato? Raccontateci anche con poche parole, anche con una frase. Com'è tuttora, com'è stato, anche con gli ex suoceri, che tanto non è che vadano a leggere i vostri commenti su Facebook. Oppure se volete rimanere anonimi, me lo mandate su WhatsApp E così, lo leggiamo senza dire il vostro nome. 347 18 46 757, lo ripeto per l'ultima volta, 347 18 46 757. Dovete scrivere un episodio magari carino o brutto o imbarazzante con il suo. Le gaffe, quelle che rimangono più in mente sono le gaffe. Andiamo avanti, abbiamo la barzelletta del nostro amico Peppe La Marca. Ora con Peppe La Marca ci conosciamo noi da forse quasi 20 anni, quando abbiamo iniziato a fare le corride sul territorio. Lui da giovane amico che voleva salire sul palco e raccontare a suo modo le barzellette, è diventato importante, cioè nel senso uno che le sa veramente raccontare, e apriamo questo spazio che sarà perennemente presente con la barzelletta di Peppe La Marca, che ci manderà da casa, dal giardino, dal posto in cui lui lavora, dal supermercato. Chissà, magari qualcuno ce la manderà qualcuno qualche giorno direttamente dal supermercato. Lui mi sembra che è un salumiere. Quindi magari per adesso non so cosa ha scelto, vediamo quello che ci ha mandato. La barzelletta di Peppe La Marca. Barzelletta della Marca. C'era un calpendiere che lavorava in nero. Su cristiano paria tipo segnaleato. Appena mattina si venia a travagliare, arrivavano l'ispettorato del lavoro, zacchete, e ci pigliavano a guitta. Perché una via con tributi calate, un'era miserevole. Passava per su semana, a re, zacchete, e ci pigliava una multa. Mizzica, chi sto un buttiaino a ciavagnare? Oh, bello, io non si è deciso, ci disse a sua moglie, dice, facciamo una cosa. Stasera, appena vengo le 5, subito mi cancio, mi lavo e diamo un commercialista. E mi fare un preventivo, ma mettere regola, perché non posso travagliare più. E mai possibile che ogni settimana è a pigliare sempre multe dell'ispettorato del lavoro. Allora, che giù a sera, e 5, acchiapparo. Si cangiava, mangiava, veloce, veloce, e poi ti fu commercialista. Arrivò già e dice, buonasera, signor commercialista, mi facesse un preventivo, perché non posso più, non posso travagliare, ma è possibile che ogni settimana chi dell'ispettorato del lavoro mi piglia una multa? Dice, certo, ma è normale. Dice, lei non vuole lavorare in nero. Dice, un attimo solo, lei che lavoro fa? Dice, il carpentiere. Dice, aspetta un attimo che facciamo un calcolo, e tanto rimbis, tanto ni, tanto rina, il tanto di ilor, per totale 500 euro al mese. Io sto pensando, dice, va bene, 500 euro al mese, insieme ne piglio più assai di ogni mese, le muitte, va bene. Quando se ne stava in un commercialista, ci fa, dice, ma scusate, dice, ma lei che ce voglio fare? Soccorrisse, che fa un carpentiere? Dice, sì, il carpentiere. Dice, mi mizzica, dice, aspettasse, dice, fate un carpentiere, è un lavoro molto pericoloso, perché lei ha chiaro un capo ponteggio. E senza mai dire, se sto con Giù e che cade nel giangavo e muore, facciamo una cosa. Se lei aggiungiamo nei 500 euro, facciamo 550 euro mese, io con 50 euro le faccio una bellissima polizza vita, che se lei ha chiaro ponteggio e se sto con Giù, sua moglie piglia 1 milione di euro. La sua moglie ci pensa e dice, sape che ci dico, ci le passa questi 50 euro a mese, perché neanche se fui tu non l'avevo avuto mai. E questa era la barzelletta. Sempre bravo il nostro Peppe. Ma dov'era? Soggiorno? Questo cosa poteva essere? Scopriremo ogni volta. Un tinello, un tinello. Un tinello, quindi classico, sì, la classica. Lanciamo un appello al pubblico, chi vuole partecipare nei prossimi live, basta inviare un video, una cosa, e noi lo mettiamo in onda senza problemi. Avete sì. È tutto gratis. Perché abbiamo scomodato le persone da Berlino, ci sarà un collegamento da Berlino per raccontarci la vita della pandemia in questo periodo. Perché non lo fate nel vostro chiano, in quello che succede nella vostra zona?
dove vivete, dove lavorate? Ci sono marsalesi che seguono la diretta, che vivono a Milano, a Torino, a Firenze, a Venezia, a Moggio. Sono curioso anche di sapere il nome dei chiane belle, chi di partizzarci su di chiane caffettere, chiano ranne. Metti la chat, vediamo qualche chiano famoso. Il chiano... problema è che arrivano in ritardo e noi non possiamo. Ciao, grazie Raffaella. Salute da Piazza Bommina. Qua Giovanni Sa. Vogliamo vedere i chiani. I chiani. Che da qualche anno sono di nuovo di moda le feste di Chiano che si fanno per riunire un po' tutta gli abitanti di quel posto. Ah, prima sentivo dire Federico Fescio Style, era riferito a un personaggio, io lo conosco, un personaggio che non è quello di Marsala Federico, Marsala Fescio Style, è un personaggio legato al mondo della moda. L'ho sentito. No, non lo conosci. Chiano Levascio, o meglio, vabbè Emilia! Ciao Ignazio, ciao! Chiano Maggio! Chiano? O è o meglio? Perché c'è pure un Chiano Maggio? C'è, esiste pure un Chiano Maggio. Chiano Levascio. Chiano Chirri. C'è in che senso Chirri Chirri? Chirri sono la Gina. Chirri Chirri è la Gina, quella... Paduana? No, la Faraona. Chiano Scuparo. Chiano Scuparo significa... Io già mi immagino, Gaspare, penso che sia Tumbarello, noi leggiamo soltanto l'iniziale. Penso che sia al passato, un piano molto pulito. Al passato. Scuparo, ci sono tante mode. Infatti può essere anche un chiano dove c'erano l'erotico. Dove sì. Chiano Pichetti. Ecco che iniziano ad arrivare messaggi. Chiano Pichetti. Chi sono la Gina. Sì, sono quelle le faraone, quelle che sono grigie. Me ricordo che si chiama. Un'altra cosa, mi rivolgo a quelli che hanno scritto i primi. Stiamo parlando di Gaspare, stiamo parlando anche di Emilia. In ogni chiano che scrivete, è uno scherzo, ma inventatevi qualcosa. Noi vogliamo venire con Amato Live Show a farvi una serata, cabaret, musica, tutto, quindi balle, in un danze. Chiano dove non si è fatto mai niente, in cui l'anno scorso si poteva fare qualcosa e non si è fatto niente, quest'anno, se tutto andrà bene, dovete organizzare anche una serata. Vogliamo tornare a feste di Chiano. Portiamo tutta la regia e facciamo le dirette proprio. Chiano Rizzo. Questo penso Chiano che qualcuno Rizzo. È cognome... Rizzo, ma vogliamo anche sentire... Chiano Mateneggio. Mateneggio. No, Chiano Mateneggio. Mateneggio. E lo saccio perché se sono mattino cristiano dopo con questo Chiano. Ah sì, ma penso Mateneggio. Una volta penso che era una cosa quasi normale. Mateneggio è presso l'Idus, dice. Mateneggio perché è presso l'Idus. Sì, poi c'erano quelli che pettinano Mateneggio e tornavano dai Dolidio. Un applauso voglio Chiano fare. Chiano Scale, bravo Giuseppe. Questo lo conosco, Chiano Scale a Pedosino. Voglio fare un applauso a tutti gli organizzatori delle feste di Chiano. Perché veramente ci no, vuole... No, questa scusa, Chiano Pisciate o Pisciate. Forse l'ha scritto Katia, che poi non capiamo qui qual è il nome e qual è il cognome. Katia, Chiano Pisciate. Dov'è l'accento? Sulla I, Pisciate o Pisciate? Ecco, Chiano Parrino è famoso perché c'era la festa una volta. Chiano Parrino. Però c'erano le parrine, per forza. Quei cosa c'aveva essere che parrine? Sì, l'hanno spiegato una volta. Come perché io sono stato pure co-organizzatore con il gruppo Torre Cosa c'erano? C'era tipo una specie di convento. Chiano a ballarine. Chiano a ballarine. Mai sentito? San Martano non lo so se... Giussi San Martano ci dice Chiano a ballare. Ciao a tutti e grazie. Scrivete, continuate a scrivere. Il secondo, Chiano Pisciate allora. No, Pisciate. Chiano Pisciate, Pisciate. Sempre si pisciano. Sì. Vabbè, non è che era riferito a chi ci abitava, anche... Chiano Caffettera, ecco. Chiano Caffettera, che tra l'altro era bello, che poi facevamo lì anche le classiche tombole in piazza e tra i premi principali c'erano sempre la caffettiera e il caffè era sempre, ecco, diciamo anche il motivo, lo potete fare anche voi, perché questi nomi le potete anche riscrivere se qualcuno ha scritto il nome, perché si chiamano Pichetti, perché si chiamano Chiane Mateneggio, se qualcuno lo sa. Perché c'è sempre un motivo perché si chiamavano così. C'era una strada che mio padre mi ha sempre detto che si chiamava Fimmenamoitta. Calamita, perché hanno appareggio. Hanno trovato una donna che o è morta di spontaneo o l'hanno ammazzata proprio vicino alla fontana e c'è rimasta Caterina Chiano e Oliveri, perché a scuola si chiama scuola Piano Oliveri. Il nostro, dove sono nato io, era Chiano Olivastro, perché l'olivastro è l'olivo selvatico. Sentite che fa olive? Sì.
diciamo, se l'olivastro è una pianta selvatica dell'olivo. Ed era enorme, quello che sappiamo. Un bacio e un saluto a tutti gli anni della Chiano Pigno, bello questo Chiano Pigno, l'ho sentito dire, non so dove si trova. Fareste bene a scrivere anche tra parentesi la località, Strasatti, Bambina, se è Marsala, se è Petrosino, perché alcuni che avete detto sono di Petrosino. C'è la canzone misteriosa. Sì. C'è la canzone misteriosa. Allora, Vale, ve lo dico prima, torna nella chat per favore. Vale il primo commento che arriva in questa schermata. Anche come il primo gioco. Anche come il primo gioco. Della foto. Quindi, travisata. Io faccio alcuni accordi. Aspetta, vi spiego il gioco. Poi la faccio un po' sbagliata, non perché la voglio fare sbagliata, perché la sbaglio proprio, perché non la conosco molto bene. Per tutti i musicisti in ascolto. Comunque, c'è in ballo, chi indovina questa canzone, una pizza di Mirko. Amore a prima pizza. Strasatte. Lo sapete dove? Prima stazione, esatto. Prima dopo passeggiare nella Strasatte. Attenzione, chi indovina questa canzone, il primo che scrive nella chat vince la pizza. Ci contatta in privato. Lascia la chat, voglio vedere chi... Lasciamo la chat, vediamo che qualcuno... Dai, indovina. Silenzio, canzone misteriosa. Silenzio. Adesso sono gli accordi, poi mettiamo qualche nota. Vai, ancora nessuno? Capo. Non è giusto il titolo. Scusa, non ho capito, vuoi ripetere che cosa avevi da fare? Di tanto importante da non poter proprio rimandare. Non mi dire, ti prego, non mi dire che dovevi solo studiare. E ti sembra un buon motivo che tu me non fatti mai sentire. Sì, l'ho capito, ti interessa più la scuola. E poi del resto chissà come sei brava, ma scusa, tra i vari interessi che hai, dimmi che posto ti dai, mi dai, mi dai. Ti voglio bene, non l'hai mica capito, ti voglio bene, lascia stare vestito. Ti voglio bene, non cambiare discorso, non tornare. Ti voglio bene, non ti giocare. Ti voglio bene, ogni tanto ti devo dare. Ti voglio bene, non vuoi farti eternamente corteggiare. Ecco perché abbiamo scelto questa canzone. Con Alba Iara. Auguri a Vasco Rossi. 69 anni, prossimo Vasco anno Rossi, il grande della musica italiana. Il prossimo anno lo invitiamo a Chiano Parrini e riprendiamo.
durante la festa di Chiano Varrini e Vasco Rossi. Mi ha detto, mi ha appena detto che farà un tour di quei Chiani a piena cittadina, Chiano Varrini, Chiano Pigli, Chiano Pisciate. Non vedo l'ora di essere Chiano Pisciate, Vasco Rossi, dai. Io non vedo l'ora di vederlo a Chiano Levasto. Bravo, dai papà. Alba Chiara. Spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Ti vedi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi problemi. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione in particolare, solo per farmi guardare. E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela con i ritmi di scuola. Ti piace studiare, non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta quei pensieri tu strani, con una mano ti sfiori. Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Auguri Vasco, 69 anni, siamo cresciuti con la sua musica. Un atto di Vasco. Sabina e Ignazio Gandolfo mi dicono per la canzone capito il titolo, ha vinto una pizza da Amore a Prima Pizza Strasatti. Ma nella magia attivo le ci potremmo spedire cavra, non vi preoccupare. Ah, vabbè, poi quando viene poi a Marsala poi la possiamo sempre è stata recuperare. Però photo finish invece già abbiamo un vincitore della canzone o devono ancora continuare a scrivere? Sì, mi c'è. Dicono che qualcuno è Valerio, per favore metti la foto. Ecco la foto, quella là che abbiamo. Eccola qua. Eccola qui. Questo era allora, il primo gioco. Fate un po' di. Oh, oh. Un saluto di tamburi. Perché già hanno vinto? Sì, già hanno vinto. Mi dicono che hanno vinto. Allora vediamo se con gli aiuti hanno vinto, però non lo diciamo. Nel senso, se ci metti la chat, Valerio, e con questa foto, noi vediamo se con i nostri aiuti. Se con i nostri aiuti possono. Metti di nuovo la foto. Però non si può vedere, chat e foto no. Sì, chat e foto sì. Si può? Tutto, vediamo se qualcuno indovina subito con il nostro suggerimento. Però lo hanno vinto. Pure la mia prof c'è, la Lea di Gerolamo, ciao. Francesco ti ha fatto gli auguri. L'ha indovinata. Enzo ti ha fatto gli auguri, Francesco. Ah, ieri grazie. Tra un senso e l'altro pure a Enzo per ieri. Certo. Allora,
prima diciamo chi ha vinto o prima diciamo... No, diamo qualche aiuto, vediamo... Diamo, io devo tre aiuti, tre li dai tu. In ordine sparso. Allora. Ne è legato, quello mio, al mondo... Uno è legato al mondo del calcio. Uno è... Posso Amadeus, dire, uno è legato ad Amadeus. Uno è legato ad Amadeus e uno è legato a Michel Hunziker. In qualche modo. Quindi ho detto calcio, Michel Hunziker e Amadeus. Vediamo se cominciano a scrivere. Nel frattempo io sia voglio Peppe dire che Dario... che quello che ha detto prima mio padre, il transessuale. Nel senso sì, perché esattamente sono ogni personaggio... Non c'è niente di offensivo, transessuale, uno ha cambiato sesso. Quindi la prima ragazza è un signore, quella al centro è un altro signore... Quella a destra, il ragazzo a destra è un ragazzo, una ragazza, una scusate. Ragazza. È un ragazzo. Allora, possiamo dire adesso il vincitore, che abbiamo visto che è arrivato per primo di tutti. Alla chat live c'è Graziana, Graziana, chi è il vincitore del... Rullo di tamburi, oh... Cristina Ottoveggio. Brava Cristina. Cristina Ottoveggio. Le metti la foto quella... L'ha indovinata anche Giussi Bonomo, ovviamente, ma l'ha scritto soltanto adesso. Ecco, metti la foto vera, perché non erano. Attenzione, sono. Cristina, ci contatti in privato e ti facciamo arrivare la pizza a casa. La foto, Valerio, originale. La foto originale. La foto originale, perché qualcuno non si fida. Eccola qua da... No, questa è quella sempre un fasulla. Eccola qua. Eccola qui. Erano Fiorello, Ramazzotti e Diletta Leotta. Anche applauso a quelli che hanno, perché sono stati molti che hanno indovinato. In questa foto per esempio sembra più trans la Leotta lì con questa foto così che in quella originale, perché non lo so quando l'hanno fatta questa foto alla Leotta. Però... Brava Cristina, che è stata la prima ad indovinare tutti e tre i personaggi. Rosario Fiorello, Ramazzotti e Diletta Leotta. Questi erano ma i nostri abbiamo degli sponsor noi? Abbiamo forse degli sponsor, sì. No, non ci sono. Ci sono, no, quindi... per la festa di San Valentino. Abbiamo uno sponsor. Vabbè, che questo magari intanto, andiamo con la scaletta. Nel senso, prima ci sono altre cose da fare. No, questo c'è. Questo c'è. Come vedete, io sono l'unico che non ho niente davanti. Loro hanno i fogli, hanno tablet. C'hanno io non c'ho niente. Sponsor, e sto bene così. Perché a metà puntata lo dobbiamo mi stacco due ore dal telefonino. Va bene così. Tutto improvvisato. Non so che cosa viene dopo. Quindi, va bene. Dite voi cosa c'è. C'è lo sponsor ufficiale. Perché è San Valentino e c'è un posto dove si può festeggiare San Valentino, nonostante le zone colorate, compresa la Sicilia. San Valentino quando sarà? Eccolo qui. Abbiamo avuto questa offerta speciale. Pacchetto fuga d'amore. Ma la coppia deve essere ufficiale o ufficiosa? No, anzi, meno ufficiale è meglio. Quindi il pacchetto si chiama fuga come d'amore e il prezzo è molto accessibile per tutti. Cosa comprende? Comprende una visita guidata, un pernottamento, dipende. Perché dipende? E parcheggio pure. Ah. E parcheggio pure compreso. Qualche sorpresa ci sarà. E c'è anche, c'è scritto qui, una ricostruzione storica dell'incontro nel parcheggio. Ah, perché si deve fare un video di un incontro famoso che c'è stato nell'hotel. Esatto. Mentre spunta un auto. Visita guidata, i pasti non sono inclusi, nutritevi d'amore, c'è scritto. Il parcheggiatore chi è famoso? Perché sta sempre lì, dentro la macchina. Antonio. Si chiama Antonio? Sì. Sì, c'è Antonio. Antonio sicuramente lo troverete lì, basta dargli 2 euro. Lasciate 2 euro. In più potete fare raccontare com'è andata la storia famosa. È Otello Femia, che si trova comunque vicino a Palermo, si trova. Sì, lo conoscete. Vicino, si vede. Otello Femia. Quindi sono un'ora di strada, tutto in anonimo, Atio. Come? Ah, Katia. Katia l'hanno messa adesso alla reception. È stata proprio assunta. Esatto. Katia è stata assunta. In Nauja. No, Assunta è la coppia che con cui c'era andato il cognato della cognata. Cioè, c'è il segreto, c'è il paradiso del signore e c'è questa fiction nuova che nascerà da Hotel Femia, che non sarà Centovetrina, ma sarà Hotel Femia, proprio questo sottotitolo, I cognati. Sì. E quindi è una di queste cognate, era quello che hai detto tu. Cosa hai detto tu? Assunta? Come si chiama? Chi deve la recepzione? Abbiamo detto. Ma abbiamo dato una posizione, nel senso. Esatto. La posizione la dà lui. Questo è il momento sponsor. Chi arriva prima là?
Momento sponsor, quindi approfittate, andate là, dite ci ha, ho seguito tramite Amato Live Show, vi fanno subito la domanda al 66%. Vediamo se abbiamo l'altro ospite della puntata speciale, perché è arrivato il momento del nostro caro ministro. Sì, è un ministro che vogliamo era un nostro vicino di casa. Vicino di casa e non solo, non è così, diciamo, un personaggio pubblico, non è che va in tutti i giorni in televisione, che lo sappiamo... avete visto mai? Vabbè, per esempio... lo conosco perché ma ha fatto... L'avete visto mai voi a TGS, Antenna Sicilia, a Canale 2? No, ha ma scelto qui, proprio... Da Amato Show sì, però. Amato Live Show è voluto venire, vediamo se abbiamo un collegamento. Direttamente da Tonnarella. Pronto? Ministro Bonafede? Buonasera, sono signor Ministro. Ma lei come mai questo dialetto stretto? Lo so che è di Mazzara, comunque come mai ha deciso di oramai non sono più, diciamo, in prima fila, in prima linea, e quindi diciamo che vi posso pure sfogare con lo dialetto mio. Ah, quello dialetto mio. È strano sentire un ministro, anche se lei ancora è in carica, però si può parlare di ex, parlare così. Quindi lei appena arriva a Mazzara, molto probabilmente decide di proprio adeguarsi al territorio dove è nato. È un po' come staccare la spina. Com'è il tempo a Tonnarella? È un poco tubolo. Ah, un poco tubolo. È strano. Per noi è stato un onore, dobbiamo dire, avere un ministro. E mi ricordo che il ministro Bonafede è stato un DJ dello Chaka Bra negli anni 90, mi sembra. Ah, è vero, ce lo può dire lui stesso. Esatto. Che musica mettevi, ministro? Che musica mettevo? Mettevo la musica Tunz e Tunz. E per noi è veramente un piacere. Ma lei come trascorre il tempo ora qui a Mazzara, visto che probabilmente non sarà confermato al ministero? Ma mi sta dando alla poesia. Si sta dando alla pulizia? Alla poesia. Il ministro Bonafede poeta. Sì, mi diletto. Anche ministro non vuole, dai. Ma c'è qualche poesia già scritta? Sì, ne scrisse una la giornata. Ah, ne ha scritto una giornata. Ce la può un'anteprima, non so, tutta, se può. Se poi non deve scrivere un libro, deve svelare qua, no? Con piacere, la posso fare. Allora, facciamo una premessa, musichetta, Peppe, musichetta per annunciare questa... Musica romantica, dai. Sì. No, Leggi un libro. Soltanto così, spazio della poesia di buona fede. Certo che c'è lo titolo, si chiama Tonnarella Mon Amour. Tonnarella Mon Amour, ecco qua, siamo tutte orecchie. Mi trovo qui alla Tonnarella solo come una namella. Dove va se c'è Antonella, la mia amica tanto bella, a cui puzza un poco la scella. Ieri ho visto Donatella, l'ho portato una barbatella della vigna alla fontanella. Ora alziamo l'asticella, non mi compro a bancarella. Costruisco una mia cella a Matteo Renzi e tanta cacarella. Si è comportato da pulcinella, mi ha tolto la campanella, ma la pioggia a catenella l'ho bagnata di stracciatella. Ora vivo in questa cittadella, con il pesce e la panella. Il lenzuolo di flanella è rimasto là a Maestella. Io non credo più alla iella, ma gli schiaffi alla mascella. Ho già in mano una penella, giurerò da mattarella. Se mi chiedi, te rispondo, la fine dello mondo è lo panino con l'autunno. Ecco perché non è stato un grandissimo ministro della giustizia, perché la sua vena è proprio quella artistica. Dal cuore, vengono proprio le parole. E ci può ripetere il finale proprio, perché il panino è bello sentirlo dire direttamente da un mazzarese. Certo. Se mi chiedi te rispondo, la fine dello mondo è lo panino con l'autunno. Complimenti, noi siamo quasi emozionati, io devo andare in bagno proprio per, non so, quanto lo stimolo che ha dato. Comunque grazie ministro, se ha qualcosa da dire, un anticipo, non lo so,
di qualche altra iniziativa, lo può dire, altrimenti la salutiamo, penso che si farà un bagno a mare. Sì, mi stanno, infatti mi stanno a fregare le pere già nell'acqua di mare, e diciamo questa poesia ve l'ho fatta proprio in buona fede, nel senso senza nulla pretendere. Ah, in buona fede. Lei, vogliamo sentirla dire per esempio un nome e cognome, e soprattutto il cognome detto da lei, visto che lo stiamo sentendo parlare in dialetto, ci farebbe piacere sentire il nome del Presidente della Repubblica detto da lei. Ho capito, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mattarella, cioè, detto dal Ministro Bonafede. Complimenti, complimenti, buona fede. Complimenti, buon lavoro, buon lavoro per quello che ha fatto, anche grazie. Più giustizia per tutti. Ministro della giustizia. Sì, esatto. Anche di grazia. Grazie, abbiamo scherzato grazie, insieme a lei, ministro. Sera. Buon lavoro. Buon lavoro, grazie. Arrivederci, arrivederci. Dai, io farei una canzone, dai, facciamo una canzone. E facciamo una bella canzone, no, poi abbiamo dei video divertenti e poi abbiamo improvvisato, il nostro amico da Berlino, Rosario. Dario, cerca il testo se non te lo ricordi. Sì, vediamo. Sì, prego, prego. Vediamo se la conosci. Ma qui ce la conoscono anche loro da casa. Quando io sono solo con te, sono immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello è il momento. Ah, ah, ah. Quando sono con te, non so più chi sono perché, e crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me. Io ti tengo qua dentro con me. Da casa! Me sombriacato ed è la donna, e quanto è buono l'odore della gonna, e quanto è buono l'odore del mare, ci vado di notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. E quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'ombra. Andiamo avanti, dai. Valerio, metti i video curati da Alessandro Gaiano, i video più belli di TikTok. Io vorrei fare una prego, prego. Questo argomento. Allora, perché abbiamo scelto lo spazio TikTok? Proprio perché ormai vedo che non lo faccio solo io, lo facciamo solo noi gli Amato Song, ma lo fanno tutti. In questi giorni di semi lockdown, di stare a casa tutte le sere, di non poter uscire dopo le 10, ha avuto delle critiche, sto parlando di TikTok, che ha avuto delle critiche assurde negli ultimi tempi. C'è scappato un morto, ed è stato una ragazza siciliana. Una ragazzina. Un social giusto, perché io, secondo il mio punto di vista, e penso che non sia soltanto il mio punto di vista, è uno dei social più belli e positivi che ci siano, perché c'è l'arte, diventano tutti attori, diventano tutti cantanti, sì, perché e diventano ormai tutti ballerini. Facebook è diventato uno sfogatoio di insulti, di politica. Ah. E allora abbiamo detto. Sì, sì, c'è stato un piccolo errore tecnico, ci scusiamo. Comunque dicevo che TikTok è stato troppo, se ne è parlato troppo male in questo periodo per il fatto di cronaca della ragazzina siciliana. A noi va il cordoglio ai familiari, ci è dispiaciuto tanto questa notizia da siciliani, da umani, da persone mature, sentire che questo è accaduto
perché c'è stato un gioco, diciamo così, brutto fatto su TikTok. Però secondo me è il social più bello, che ci ha tenuto compagnia, ci tiene compagnia in questo periodo di semi lockdown. E quindi lo vogliamo questo spazio, perché diventiamo con TikTok, a differenza di Facebook, come diceva mio fratello, diventiamo tutti attori, diventiamo tutti cantanti e tutti ballerini. E ormai Facebook è diventato tipo una TV, perché vanno i politici, vanno tutti, vanno quelli negazionisti, vanno là. Quindi TikTok è proprio divertimento, creatività e tutto. Quindi, e adesso vedo che sta facendo un sacco di pubblicità, nel senso che si devono dare anche una regolata, che devono cancellare alcuni profili con minorenni, in alcuni ci vuole l'autorizzazione però dei genitori, come fatto un po' più regolamento, però TikTok si piglia una bella scagazzata, nel senso va, la paura c'è. C'è nel TikTok, ora attenzione, questo video contiene giustamente loro cose, anche a loro è dispiaciuto quello che è successo, però purtroppo siccome ci sono milioni di utenti non ne possono controllare tutte le cose che vengono postate, quindi va bene. Allora abbiamo deciso di mettere su Amato Live Show questo spazio curato da Alessandro Gaiano. Tra l'altro in mezzo a questi video che vedete ci sono proprio quelli realizzati da Alessandro Gaiano, a cui salutiamo e mandiamo un in bocca al lupo per i prossimi. Mandateli anche a lui o a noi questi video, lo potete trovare su Facebook a lui, magari mandate i vostri video più divertenti e lui sceglierà tra quelli che magari manderete voi o farete direttamente voi, di Marsala, di Petrosino, di Mazzara, della provincia di Trapani. Ce li mandate e potrebbero essere messi in onda nelle prossime puntate. Intanto ci godiamo questi e invitiamo tutte le persone, ripetiamo, a mandarci il loro video TikTok per le prossime edizioni. Circa 2 milioni di anni fa, Nelle savane africane, Alcuni gruppi di astrolopitechi. Umaro, che veniva mo? Bloccati! Aguani, bloccati! Aspetta, che veniva? Savana africana? Dietro origine all'Homo habilis, sbloccati! Habilis! Messa, non avete sentito? No, Juanita si era bloccato! Che peccato! No! You can't have that. Tranquilo, que está todo re bien, ¿ah? Yo te voy a sacar la de atrás, pero necesito que haga un paso más. Cuando tiro la natura. Uno, ahí está, vamos. ¿Dónde andas? Voy a sacarla del medio, si puedes. Abrí la pierna. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Grazie mille, grazie. Si figuri, sorella. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Senta, signora Camelista, abbiamo fatto un viaggio di 2 ore e non ci siamo neanche presentati. Io sono Suor Ilaria. Lei come si chiama? Ti voglio fare un indovinello. Io mi chiamo come quella cosa che lei ama tenere in mano tutte le sere. Allora grazie, grazie davvero signor Cazzo, arrivederci. Ma che cazzo, Rosario, mi chiamo Rosario. No. Allacciate le cinture, da questo momento si vola Papete. Ciao mo. Mi sa che ha sbagliato. Oh, non andare in cucina? Oggi stavo un po' male, quindi è venuta la mia sorella ad aiutarmi. L'hai salutata? C'è una ragione che cresce in me.
coscienza svanisce. È come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che... Io... Circa 2 milioni di anni fa nelle savane africane? Sempre da capo. Comunque, ok, questi sono gli spazi. Abbiamo scelto questi. Non sono i migliori in assoluto. Abbiamo voluto aprire la pagina. Per... Li vogliamo mandati da voi ad Alessandro Gaiano. Così faremo anche dalla prossima settimana una classifica dal numero 10 al numero 1. Al più bello. Al più bello della settimana. Intanto, la chat come va? La chat live? La chat. Qual è stato il vostro preferito? Lo potete dire, ma sicuramente non si sente Enzo. Vabbè, questo è stato un problema di qualche secondo fa. Ma Assunta non era con Antonio? No, Assunta era... Visto, una signora che ora pigliarò. Sì, Antonella D'Amico, la salutiamo. È stata una che ci ha mandato tanti video, ha invaso il telefonino di Alessandro. E ovviamente alcuni ce le siamo riservati per le prossime puntate, ma se ne arrivano ancora dei più belli, ovviamente faremo la classifica dalla prossima settimana, quindi sceglieremo ancora quelli più belli e divertenti. Ma non solo TikTok, lo spazio si chiama TikTok, ma possono essere anche dei video divertenti che fate a casa vostra e ce le mandate. Dei video brevi, allora, non troppo lunghi. Allora, all'altro punto della scaletta? Sì, il punto della scaletta è che è iniziato da pochi giorni, non so se è la prima o la seconda puntata, Masterchef. Bellissimo programma. Un bellissimo programma, su Sky addirittura si parla di 1 milione e 100 di ascolti, è come se Maria De Filippi facesse 10 milioni con C'è posta per te, perché è da fatto Sky, su Sky 1 TV a pagamento, 1 milione e 100 per Masterchef, visto che poi Sky tutta la settimana fa la replica, poi la farà anche su TV8, quindi è un programma ormai entrato nelle case degli italiani, nonostante sia fatto in una in una televisione a pagamento. E noi abbiamo un amico di Pacheco che ha partecipato. Come Nino, si chiama Nino ha deciso di partecipare a Masterchef e noi abbiamo un'anteprima di quello che è successo con Nino quando hanno ricevuto la redazione e la sua proposta per Masterchef. Ecco a voi Nino di Pacheco. Buonasera. Buonasera. Io mi chiamo Giorgio. E tu? Io sono Nino, ho 47 anni. Brutto nome che c'hai. Ti posso chiamare Bucolo? Va bene, so come volete fare, facete. Da quanto tempo che cucini? Un 49 anni. Ma non hai mai lavorato in vita tua? No, prima lavoravo, ora ho un periodo non ho lavorato, cioè avevo già 6-7 mesi che non ho lavorato. Cioè. Vieni da? Sono di Pacheco. Cosa ci hai portato? Una pizza. Questo piatto sembra e assaggia come un pezzo di merda. A te ho musso ti ho fatto scattare, non ci chiede? Vai, Nino. Enrico, che cazzo c'è a ridere, oh? Molto buono. Ma che cazzo di da c'è a ridere? E questo era il nostro Nino. Ma l'hanno preso poi in trasmissione? Non lo sappiamo, ancora siamo alla seconda puntata e molto probabilmente lo vedremo su Sky 1 Sky 1 nelle prossime appuntamenti. E allora abbiamo un servizio la particolare, la nostra rubrica estera, chiamiamola così. Questo, il nostro inviato, se avete qualcuno voi, questo è un appello che facciamo nella prima puntata, non è la 0 ma è come se fosse una 0.1. Perché lanciamo noi le rubriche e dalle prossime settimane le potete utilizzare anche voi. Noi abbiamo un inviato a Berlino, Rosario, che ci manderà tutto quello che succede in Germania in questo periodo. Adesso su che cosa si è concentrato? Rosario, non lo so, non l'ho visto sinceramente. Ah, non l'abbiamo visto, no. Quindi lo scopriremo. No. Si è concentrato su una cosa in particolare. Lui spiega un po'... Le abitudini che hanno i giovani lì a Berlino, monumenti, pezzi delle piazze, come si comporta. E adesso, prima di mandarlo, mando un appello. Avete qualche amico che sta in Germania, che sta in Svizzera, che sta in Inghilterra, che sta al nord?
Fatevi mandare dei video particolari. Quello che succede, cosa avete dalla finestra, qualcuno che litiga nel condominio, non lo so, inventatevi qualcosa e apriremo una finestra sul mondo, sull'Europa e anche sull'Italia. E lo potete fare anche voi. Parente in America, qualcuno. Parente in America che vuole vedere com'è la situazione. Se qualcuno addirittura andrà in Cina per vedere, magari si trova là e ci vuole mandare qualche video di quello che sta succedendo proprio nel paese dove... Ora, tra poco abbiamo un collegamento con un cinese, perché è successo qualcosa che in Cina, che hanno fatto, hanno sperimentato un nuovo tampone. E quindi dopo ci collegheremo con la Cina. Addirittura. E quindi, prima di collegarci con la Cina... Andiamo in Germania con il Rosario Berlino. Come si chiama la rubrica? Boh. Da Berlino l'inviato Rosario. Andiamo a Berlino Rosario. No, Beppe fu soffiato del Rosario. Dai, Rosario. Vai, Rosario. Guten Morgen aus Berlin. Ciao ragazzi, amici di Marsala Live. Sono a Berlino, vi saluto da Berlino. Questa alle mie spalle, per chi non la conoscesse, la torre della televisione, cioè altissima, 370 metri circa, non so se siete mai stati al Palazzo Grattacielo di Maestala, a meno più tre volte. Sta torre lì nella palla, cioè sta sfera che vedete, sta sfera gira e c'è anche un ristorante, uno può mangiare là sopra, cioè magari non rende l'idea, qua sembra piccola ma vi assicuro che è grandissima. Io sono salito prima l'anno scorso, quando ancora si poteva, e a un certo punto sta palla comincia a girare e c'era una signora che comincia a dire Ich lanz, che in tedesco vuol dire io mi vomito, stava proprio per vomitare, perché c'è una sensazione un po' strana là sotto, cioè l'altezza è veramente alta, in più gira, e questo, volevo farvi vedere qualcosa di Berlino. Se volete aggiungere, volete vedere altro, scrivete in redazione e cercheremo di fare. Magari mi dite adesso perché senza mascherina. Allora, ma qua a Berlino ci sono alcune zone, alcune strade dove è obbligatorio, e si chiamano le Fuggerstrasse, cioè Fugger vuol dire in tedesco folla e Strasse strada, e sono alcune strade affollate dove è obbligatorio indossare la mascherina, la FP2 che ce l'ho sempre qua dietro, oppure quella chirurgica, cioè quelle di stoffa sono state messe bandite, non si possono indossare, è anche obbligatoria su tutti i mezzi, ovviamente sui mezzi pubblici. Ciao da Berlino, auf Wiedersehen. Rosario. Grazie Rosario, questo è il primo video che arriva da fuori dall'Italia e ringraziamo Rosario Amato. Però non ho capito bene, c'era una piazza si chiama come Fuggerstrasse. Assomiglia molto. Non lo so, ma il tedesco da quale lingua? Oppure, è latina? La pinta, lo so. Quando girava la torre si chiamava Lanz. Lanz. C'è qualcosa che corrisponde con... Secondo me non era proprio tedesco, ma lui ovviamente è marsalese che lui è trasferito là. Non lo so. Comunque, prima del cinese, che chiuderemo con il cinese, che vi consiglio di seguire perché ci darà delle indicazioni sul vaccino che sta arrivando. Come affrontare l'emergenza Covid, che loro sono stati i primi, nel senso. E non solo, loro sono più avanti. Questo tampone che già loro hanno usato, tampone particolare, sì. È velocissimo. Il video di Chiara Putaggio per raccontarci quello che succederà. Che è successo nella settimana in vista di una settimana importante per l'Italia. Parlerà. La nascita del governo Draghi. Ci siamo? Di Chiara Putaggio. Cominciamo con la notizia della settimana che tutti abbiamo visto nei TG. La salita al colle dei rappresentanti del Parlamento. Nulla di strano, si sa che quando si apre una crisi di governo il passaggio al Quirinale è obbligato. Ma ora è davvero tutto più chiaro e il merito è senz'altro di Giorgia Meloni. Che abbiamo visto salire l'immensa scalinata del palazzo che ospita il Presidente della Repubblica con tanto di stampelle. La leader dei Fratelli d'Italia, insieme ad una delegazione del centrodestra, stava accingendosi a fare la sua parte nelle consultazioni con il Capo dello Stato e ha chiarito la vicenda dicendo no a un governo zoppo. Capiamo tutti che non è stata un'impresa facile quella dei parlamentari chiamati al colle, con tutte quelle scale. Ma le ringraziamo perché finalmente il popolo italiano ha capito, anche perché il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni e non 5 come il governo. Una volta salita tutte quelle scale, per scenderle il tempo ci vuole. Certo però non si può dire che i politici non rispettino il lockdown. Da Italia Viva affermano,
noi categorici, serrati sul programma. PD e Movimento 5 Stelle si dicono blindati su Conte, insomma stanno tutti felicemente rinchiusi. L'unico che esce è Fico, ma solo perché il presidente Mattarella gli ha dato mandato e l'ha nominato esploratore. Un Fico esploratore. Chissà che magari riesca nel suo intento e così tutti potremo affermare che si fecero i Fico. Altra notizia bella della settimana riguarda il vaccino. Dopo i ritardi di Pfizer e di AstraZeneca, c'è una nuova casa che si sta occupando della produzione del vaccino, che è Johnson & Johnson. I risultati del vaccino Johnson & Johnson sono certi al 66%. E l'altro 44%, direte voi, l'altro 44% è dato dal fatto che Johnson & Johnson ci darà un risultato aggiuntivo. Capelli bellissimi. Non siamo certi che il vaccino ci scanserà il rischio di contagiarci, ma sicuramente le nostre chiome ci ringrazieranno. E questa era la nostra amica Chiara. Brava Chiara, Chiara Putaggio. Sempre sul pezzo. Ma nonnadina, ma che bella di parlare. Come sapete, non la capisce, perché giustamente è una signora di 80 anni quasi, però... nonna 70. Non andiamo a fare appena la nonna. Che bella di parlare, mi disse. Però io non capisco, sono curioso. Non ci fa niente, basta che bella di parlare. Non ci fa niente. Abbiamo allora, il collegamento con il cinese. Siamo giunti alla fine. Shanzhong si chiama. Come? Shanzhong. Però è in collegamento telefonico. Un attimo che provo a chiamarlo. Vediamo se mi risponde. Perché è una chiamata questa interurbana. Come si chiama? Dalla Cina. Internazionale. Se paga un pochettino. Solo per voi, dalla Cina. Pronto? Aspetta. Faccio il numero. Ok. Pronto? Pronto. Asciago? Pronto? Asciagano? Ma lei parla pure italiano? Asciago, asciagano, sono... Cotò? Sono... Sì, però purtroppo i nostri telespettatori qui non sono molto bravi col cinese. Se parlo un po' più piano forse la capiamo. Oh, aspetta. È arrivata la notizia qui in Italia che in Cina, siete un po' avanti, e... è arrivato un nuovo tipo di tampone che è molto, molto più efficace. Come l'avete preso voi questo arrivo del nuovo tampone? Come avete preso il tampone? Del tampone anale, come l'avete preso questa notizia? Gulu! Io so, già no! Gulu è una parola cinese che significa... Ed è uguale il tampone, nel senso è uguale, ci cambia qualcosa, le dimensioni. Cosa cambia rispetto a quello che si fa nel naso? Come funziona? C'è un problema, ma c'è una finestrina. Ah, il drive-in, dice il problema è... drive-in. Io ho the cool for the finestrina. Dice finish. Che è difficile, nel senso uscire quando fare il tampone. Uscire cosa? Non si può dire, il di dietro. La cosa più difficile è uscire. Tampone? Ma che dimensione? Mi capisce quando parlo? Come è uguale a quello è più grosso e ho scelto, com'è? Grossissimo. In base a piacere allora. Come lo vuole tamponato? C'è qualche italiano che è venuto lì a fare provare questo nuovo? Giuliano Malgioia. Malgioia, il presentatore. Malgioia viene a fare il tampone in Cina. Una o due volte al giorno. Tre volte al giorno fa il tampone, perché ha paura di essere contagiato. Ma io ho tamponato tre volte al giorno. Ah, ho capito. Per sicurezza. Ci piace. Seguito non è una cosa che dispiace. Cose ma ancora all'antica.
non so se mi capisce. Ma si può usare lo stesso tampone che si fa nel naso, tipo prima lo metti nel naso e poi lo metti là, oppure a contrario non conviene, prima là e poi nel naso, sembra prima nel naso. Ah, secondo la cosa cosa. A seconda, a piacere, posso che non... Ah, se uno... Chi resumo, che sono... A seconda mi affetto. Lasciamo la sonda, diciamo la madre. Ragazzi, io consiglio a tutti gli italiani fare questo tampone. Dice che è molto più affidabile, nel senso che è preciso quasi al 99. Anche perché i veri italiani siete abituati a pigliare il gioco, non è che... Ok, ringraziamo allora. A mano la sana. A saluta la sana. Ci vediamo la prossima settimana, qualche aggiornamento. Ma che ora sono lì adesso in Cina? Che ora sono? Oscura. Ah, ho capito, va bene. Buonanotte allora, buonanotte. Ringraziamo il nostro amico cinese. Direi, Enzo, che siamo giunti alla fine. Facciamo una canzone? Sì. E allora, dobbiamo ringraziare intanto tutti quelli che hanno scritto. Noi seguiremo, leggeremo tutto quello che avete scritto. Prenderemo suggerimenti. Abbiamo due vincitori. Ringraziamo la pizzeria Amore a Prima Pizza. Anzi, invitiamo tutte le aziende che vogliono offrire qualcosa per le prossime puntate a farci sapere prima, ovviamente. Se vogliono mettere come premio qualche pizza, qualche pollo, qualche... non lo so, quello che vogliono fare. Quantera di dolci. Ma non solo per concorrente, pure per niente. Anche per noi, ma quello è scontato. Le aspettiamo e facciamo la pubblicità. Leggeremo tutto, prenderemo spunto dai vostri suggerimenti per questa prima puntata o la puntata 0.1 e poi l'appuntamento è sempre domenica prossima. Alle ore 17 sulla pagina di Marsala Live. Chiudiamo con una bella canzone di Ultimo, anche se non l'abbiamo provata, comunque va bene. Niente, è tutto improvvisato. Questo si chiama Piccola Stella. A voi. Regia. E Graziana alla chat live. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Alla prossima. Ciao.